Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Settimio Santilli e Filippo Piccone, rispettivamente sindaco e vice sindaco del comune di Celano, e Piccone si è anche dimesso dalla sua carica dopo l'interrogatorio di questa mattina in streaming davanti al GIP del Tribunale di Avezzano Maria Proia. I due sono i personaggi di spicco dell'inchiesta Acqua Fresca, che ruota attorno a presunti appalti pilotati per un importo di oltre 13 milioni di euro da parte dell'amministrazione comunale di Celano e che conta 56 persone indagate, di cui 25 oggetto di misure cautelari. Piccone, 59 anni, ex senatore deputato di Forza Italia e PDL ed ex coordinatore regionale proprio del Popolo della Libertà, è in carcere a Vasto e per lui il legale Antonio Milo ha chiesto la scarcerazione di domiciliari per problemi di salute, mentre il sindaco Santilli si trova agli arresti domiciliari. L'ex deputato, tra le altre cose, è accusato anche di concussione sessuale per aver perpetrato ricatti a sfondo erotico nei confronti di una giovane di Avezzano difesa dall'avvocato Roberto Verdecchia, che parla di un quadro probatorio costituito anche da video ed intercettazioni che restituisce quantomeno una situazione anomala all'interno del comune di Celano. E qui gli inquirenti hanno alzato il loro livello, sia gli inquirenti investigativi che hanno effettuato l'operazione, sia la procura, e hanno decisamente migliorato la tecnica e l'approccio nei confronti di alcuni reati, al di là dell'ipotetica concussione sessuale commessa da Piccone, dove è coinvolta anche la donna. Però hanno alzato il livello anche per quanto riguarda gli altri tipi di reati oggetto di contestazione nella corposa ordinanza di 520 pagine. Sono ipotesi che chiaramente tutte ancora da verificare, che però con le intercettazioni telefoniche, ambientali, con le riprese, danno un quadro probatorio di un qualche cosa, io lo chiamo di anomalo, che si stava verificando e si è verificato molto probabilmente all'interno di un'amministrazione.